protagonista oggi di questa inaugurazione della Via Verde è anche questo bellissimo murale dedicato ad Alessandro Fantini. Qui con noi l'artista che l'ha realizzato. Raccontaci un po' le fasi e come è stato lavorare in questo scenario così bello. Allora, ovviamente è stato bellissimo, è stato un onore essere qua. Io vengo da Ancona e sono molto legato al mare, all'Adriatico, quindi per me è stato un onore essere qua a fare questo graffito. Non è stato facile perché avevo una settimana di tempo, però sono riuscito a fare tutto e quindi bene così. Sapevi qualcosa della storia di Fantini? Ti hai dovuto documentare? Qui fra una settimana passa il giro, insomma tutti i ciclisti vedranno il tuo murale. Allora sì, ovviamente sono molto felice di questo. Io non conoscevo Fantini, però sono stato chiamato a realizzare questo graffito in memoria di Alessandro e mi sono documentato, ho letto la storia e ho cercato di interpretare e di esprimere al meglio quello che poteva essere l'energia e quello che era Fantini come sportivo, che poi è scomparso tragicamente in un incidente. Muri Parlanti è tra i protagonisti dell'inaugurazione della Via Verde di oggi. Ci vuoi raccontare un po' questo progetto? Tu che ne sei un po' l'artefice, il responsabile? Sì, il progetto è stato presentato a ottobre dell'anno scorso, abbiamo vinto questo bando importante e ho coinvolto diversi artisti nazionali per poter portare la street art nelle scuole e su Via Verde. In questo caso abbiamo coinvolto Lorenzo Nicoletti, Scugio, perché ho pensato di coinvolgere un artista che era bravo a dipingere volti e raffigurare Alessandro Fantini in questo caso. E il progetto poi prevede un coinvolgimento di più di 100 ragazzi di questi istituti della provincia di Chieti. Loro realizzeranno un murales nei loro istituti e insieme la settimana scorsa abbiamo realizzato un murales vicino al Trabocco Mucchiola dedicato al Giro d'Italia, un progetto completamente realizzato da loro, quindi io non ho messo mano se non coordinare un po' il lavoro.